Ciao bellissimi mangiapapaie, Mi sto togliendo la sciarpa. miei carissimi usurpatori di kiwi, miei bellissimi ciuccia ananas, o almeno solo il gambo dell'ananas, per quel che so, questo è electric. Boh, sono un po' moscio, forse devo dare un po' più di carica all'intro. Questo è electric. Ok, basta. Benvenuti carissimi peoiani, voi che seguite la religione del peo, che crede soltanto che tanto prima o poi la morte giunge per tutti e non si scappa. Oggi siamo qui riuniti in questo luogo sacro chiamato stanza adibita ad ufficio del peo, così, per fare un bel disegno. O almeno il disegno già si sta facendo qui dietro, no? E come avrete visto dal titolo, è un disegno premezza, è un disegno delle magliette che sono già in vendita, sono state in vendita durante il Games Week ed è stato quindi bello vederle lì perché dice: "Oh, quella l'ho fatto io, quella l'ho fatto io, quella l'ho fa". E più o meno Games Week e eventi di YouTube stanno diventando questo, perché comunque sia mi occupo delle magliette di parecchi, oltre di YouTube, parecchi YouTuber oltre ai mezzi, quindi che ne so, passa Charlie, quella l'ho fatta io, magari Tech4Play, quella l'ho fatta io, Federic, quella l'ho fatta io, oltre quelle dei mesi, quella l'ho fatta io, quella l'ho fatta io, quella l'ho fatta io. Insomma, siamo attivi, ce la mettiamo tutta, ma siccome non ho moltissimo da dire in realtà su questo disegno, perché è passato molto tempo da quando l'ho fatto, perché era il lontano marzo o aprile 2017 quando feci i disegni delle magliette che avrete visto in fiera se ci siete andati. Comunque sia, sono ben 4, se non 5, sì, mi sa che sono 5, di cui eccone uno. O non so se ne faccio vedere due in questo video, non so cosa avrò deciso, so soltanto che ora devo parlare per circa 10 minuti per riempire questo video di commenti interessanti. Non è incredibile? Non è fantastica questa cosa? Perché ovviamente questi sono disegni di lavoro, quindi difficilmente mi metto a registrarli già con telecamera e tutto, perché dico, devo essere parecchio concentrato sul disegno. E probabilmente il disegno che vi sto facendo vedere è il mio preferito, perché tutti gli altri disegni che abbiamo fatto per queste magliette da fiera hanno principalmente un mezzo come soggetto e il resto dei mezzi che girano intorno, in modo che uno possa scegliere: voglio la maglietta con protagonista Surry, in cui ci sta lui abbracciato al limone e dice cose tipiche di Surry, e voglio la maglietta di Stefano, e quindi c'è la maglietta proprio Step versus Food. E poi invece questa è la maglietta proprio Mates pulita, ok? Questa qui è interessante ed è divertente, perché proprio recentemente, mentre che giocavo a Destiny con voi, con alcuni di voi con cui tra l'altro ho legato parecchio dentro Destiny, e ci siamo visti anche al Milano Games Week, sto parlando del team Spacca Scroti. Non so se avete capito, abbiamo questo clan che sta per raggiungere il livello 3 su Destiny 2, che spacchiamo i testicolini noi, eh? Non è che stiamo scherzando. E uno di loro mi fa: "Ma come fai quando disegni le pose, no? Perché ultimamente io disegno e mi vengono un po' piatte queste pose". Beh, oltre al fatto che sì, ogni tanto ti può venire la posa figa così dal nulla, quando cercate una vera e propria posa, non c'è cosa migliore di voi stessi. Voi siete i modelli per i vostri disegni, o magari vostra sorella, vostra nonna, e dite a vostra nonna: "Nonna, ti metti in questa posizione qui", e la nonna fa: "Perché? Ma che minchia dici?" "Dai nonna, mettiti in quella posizione", e poi la nonna ci si mette, tu gli fai la fotina e poi te la metti vicino mentre che disegni e c'hai il tuo riferimento. È una tecnica relativamente basilare, voi direte: "Ma ovvio, ci ho pensato". Beh, spesso per pigrizia uno non la applica. Quando invece tutte le pose di questo disegno sono nate con le mie foto. Nel senso, io stavo qui in ufficio, mi sono messo nella posa così, poi mi sono messo in quella posa così di Stefano, e quella di Sasha, e quella di Surry a forma di scemo, appunto. Ed è una cosa che vedrete fare spesso anche a fumettisti professionisti, e parlo del top, della creme, non sicuramente di un bamboccio che sta qui davanti a una telecamera facendo video a caso. Stiamo parlando di disegnatori ormai con esperienza e con una storia alle spalle. Basta che guardate il loro profili Instagram, come ad esempio Sara Pichelli, che è una disegnatrice italiana che lavora per la Marvel, che io adoro tra l'altro, mi sembra sia romana, comunque sia, nel suo profilo Instagram spesso vedrete una foto sua abbinata a un disegno, e di solito utilizzano l'hashtag WakiReference, nel senso che magari il riferimento lascia desiderare, però riesco a trarre un bel disegno anche da quel riferimento. Mi ricordo c'era una foto in cui lei mangiava una mela e poi vicino il disegno di questa strega, non so chi, che sta moccicando, come si dice dalle mie parti, dando un morso alla mela
Quindi, basilare ma provate a farlo perché è anche divertente. E quando ho fatto il disegno di me in versione gigante di Attack on Titan, ho fatto vedere anche nel video che ho fatto una foto di me in quella posa lì, cioè accucciato per terra, tipo, me sto per mangiare le persone, no? E ho utilizzato quella come base. E può essere davvero divertente perché potete anche prendere foto prese così a caso su Google, come per fare una specie di challenge con voi stessi, piuttosto che guardarle su YouTube, fatele voi qualcosa di interessante, una bella sfida. Andate su Google e cercate, che ne so, bambini, e trovate un bambino che sta correndo. Voi prendete quel bambino che sta correndo, lo scaricate, ve lo mettete vicino e dite: adesso trasformerò questa posa di un bambino in un mostro di Satana, che minchia ne so io. Ah, che starnuto, minchia. Comunque sia, questo era un piccolo suggerimento tecnico, artistico, ma quello di cui volevo parlare, che volevo chiedervi proprio, era... Allora, volevo portare un'altra serie, perché noi adesso abbiamo la serie, quelle di disegno, ok? Abbiamo fondamentalmente un disegno un minuto, che è nuova, e già siamo al secondo episodio, sembra che piaccia, e le tre parole un disegno, che possono essere tre anime un disegno, tre videogiochi un disegno, quelle robe lì. Io adesso volevo fare tipo dei personaggi, più o meno famosi, ma esistenti, che siano youtuber, che siano attori, che sia quello che è, e farli in versione cosplay, cioè disegnare, che ne so, Bruce Willis in versione Ash Ketchum, capito? O per esempio, prendiamo uno youtuber, fare FaviJ in versione cacciatore di Bloodborne, no? Anche se sarebbe più corretto fare Sabaku in modalità cacciatore di Bloodborne, o cavaliere di Dark Souls. Quindi quello che volevo chiedervi per questo video, qui sotto nei commenti sarebbe davvero utile se voi stessi siete quelli che suggeriranno, no, questa cosa. Il punto è, lasciatemi pure un commento con scritto personaggio famoso, che sia youtuber, che sia quello che è relativo cosplay. Quindi tipo, ripeto, Fedez, One Punch Man, e io dovrò fare un Fedez vestito da One Punch Man, tutto carico, tutto figo, e vorrei anche che siano di qualità, come disegni fighi, che poi si possono mettere su Instagram, stalkeriamo la persona che è stata taggata, e così magari senpai ci nota. Ma penso che per oggi sia tutto, perché ormai il video sta per finire, il disegno sta per finire, e quindi come al solito io devo pregare per i like, così come fanno tutti, anche se io non prego per i like. Io dico: se tu mi vuoi bene e mi ami, mostra un po' del tuo amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Sì! Ma se oltre a volermi bene mi ami pure e vorresti vedermi nudo magari nei tuoi sogni, beh, c'è un pulsante qui sotto rosso in cui c'è scritto iscriviti e schiaccialo, così mi sognerai tutte le notti e verrò da te e faremo cose zozze durante la notte. Sì, ma la parte importante è semplicemente ricordati che questo era Electric.